Noi ci colleghiamo con Roberto Tobia, che è segretario nazionale di Federfarma. Federfarma, come sapete, è la federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Le volevo chiedere, voi avete avuto questo incontro con il commissario Arcuri, ma la situazione si è chiarita? Beh, ieri in conferenza stampa il commissario Arcuri, alla conferenza del mezzogiorno, ha finalmente detto che la colpa e la responsabilità non è della farmacia, non è dei farmacisti. E questo è un grande passo avanti. Ieri abbiamo partecipato, nello spirito di collaborazione, nell'interesse dei cittadini, ad un incontro al quale erano convocati anche i distributori intermedi per provare a trovare una soluzione e dare il nostro contributo nell'interesse primo della gente che ogni giorno arriva nelle nostre farmacie e ci chiede un dispositivo indispensabile proprio all'inizio della fase 2 nella quale la richiesta aumenta. Occorrono circa 10 milioni di mascherine al giorno per soddisfare l'esigenza dei nostri cittadini. Ne sono arrivati 3 milioni tra sabato e lunedì che sono stati distribuiti nelle farmacie di Milano e di Torino e sono purtroppo già terminati. Sicuramente il fabbisogno è importante, bisogna semplificare le procedure di importazione, bisogna semplificare le procedure di validazione all'Istituto Superiore di Sanità che permetterebbero sicuramente ai importatori, ai distributori di mettere a disposizione del commissario e della distribuzione intermedia e quindi per tramite della distribuzione intermedia anche alle farmacie le mascherine che servono alla gente. Ecco, questo è l'obiettivo che Federfarma si pone nell'interesse comune di dare un servizio ai cittadini, cosa che la farmacia fa da sempre, lo fa con puntualità e con spirito di servizio. Abbiamo respinto le accuse che sono arrivate ingiuste perché mi sembra poco opportuno responsabilizzare, dare responsabilità a chi responsabilità in questo momento su questa crisi non ha, che è la farmacia italiana. Ci sono problemi importanti riguardanti il prezzo. È chiaro che il prezzo imposto non facilita le operazioni di importazione delle mascherine dall'estero. Bisogna considerare che e oltre all'aumento importante delle materie prime che si sono triplicati, sul costo finale incidono sia l'IVA al 22% che ancora oggi non è stata abolita e che speriamo che nel prossimo Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi oggi, venga se non azzerata almeno portata a una liquida più bassa del 22%, che è l'aliquota dei beni di lusso, dello champagne piuttosto che del caviale, e che su questo prezzo finale concorrono anche i costi della dogana, il 6,3%, i costi del trasporto aereo che sono aumentati da 2 dollari a 12,30 al chilogrammo. Questo è chiaramente un problema serio, certo. Un problema che interessa la gente e noi, con spirito di servizio, anche oggi parteciperemo ad un incontro per provare a trovare soluzione nell'interesse dei nostri concittadini. Bene, grazie. Grazie mille per essere stato con noi.